Quindi, rieccoci tornati qua in cabina di commento. Questa volta, oltre a me, c'è il pilota che ha appena concluso la gara di Austin, Jonathan 22. Ciao a tutti ragazzi, Quindi, siamo qua allora, dopo una gara un po' pazzerella sul bagnato. quindi, esatto, intanto, prima domanda, come ti sei trovato col bagnato? Allora, io ho sempre fatto paura nelle varie lobby che si fanno e tutto quanto. Oggi non lo so, la moto non mi girava. Premetto che non ho l'assetto da bagnato, uso quello da asciutto. Però niente, la moto oggi non mi girava, quindi avevo problemi in staccata, mi vibrava molto il davanti, quindi andavo molto lento. Infatti, ti abbiamo visto molto spesso andare in largo per Sì, andavo veramente larghissimo. perdere molto molto Andavo tempo. larghissimo. Andavo larghissimo, purtroppo dovevo fare così perché se no, se pinzavo di più, andavo a terra. Bene, bene, dai, comunque è meglio il largo che la caduta, giustamente. Esatto, anzi, però devo dire che sono caduto oltretutto non una volta ma due. Però Vabbè, dai, comunque sono mi caduto pare. in prima curva perché il mio compagno di squadra mi ha tamponato. Infatti dopo su Ah, WhatsApp facciamo un bel discorso. mi sembra giusto. Attenzione, Sempre Lucky Fab. caduta di Lucky Fab, bella side. Quindi andiamo su Riva, su compagno di squadra. Quindi dai, non male, dai, non male. Adesso mi pare che hai concluso in settima posizione anche per la Sì, penalità di settima Marco Gaggi. posizione perché avevo un sacco di penalità anche. Marco Gaggi anche era davanti a te, che però ha avuto Esatto. un'ulteriore penalità per aver intralciato in qualifica. E quindi vediamo un po'. Adesso, Esatto. che Adesso siamo dire, con Riva è che è iniziata la l'ultima qualifica. a Caschi Rossi, però non ha iniziato a giocare. Esatto, non abbiamo ancora nessun riferimento, quindi in attesa del primo riferimento tutto è acceso, quindi te da pilota semi pro, quale sarebbe un ottimo tempo di riferimento? Allora, qua un bel 33 basso, 34. 33 basso, 34. Vediamo Riva perché adesso si trova all'ultima curva, quindi subito spara un 34,9, forse ancora un po' gli alti gli standard, infatti i caschi rossi rimangono caschi rossi. Tra cui quelli di Gattosè, pilota KTM Tech Trois. Quindi vediamo un po'. Altra domanda, Gattosei a caschi anche rossi. qualifica d'Austin 58 di Poncinello, come lo reputi? 58, bello alto, Era come un tempo, gran bel è giro. ottimo. Io non ci sono mai arrivato, per esempio, 58. Lui ha fatto una gran qualifica. E poi dopo anche ha fatto una grandissima gara che purtroppo vedrai domani per questi piccoli Esatto, perché non ho inconvenienti. visto nemmeno cosa si è qualificato. Ti dico solamente doppietta Pramac con Poncigliolo in terza posizione. Quindi ora Allora. intanto Gattosè si porta davanti di 4 decimi, Sì, adesso quindi arriva qua Caschi Rossi, vediamo come chiude. Harry Quindi infatti primo contro ultimo, 33,6, seguito subito da Galba 33-6. Team, suo compagno di squadra, quindi ancora una volta doppietta Pramac che stasera è veramente veramente on fire. Sono bravi come piloti, vanno bene. Vanno molto Infatti, bene. Harry era già risaputo che era un probabile pilota di punta di questa categoria, mentre invece il pilota di Sì. rivelazione è Galba Team, che nei test non è proprio brillato. Galba Team neanche nelle varie lobby era sempre in terra, quindi non era uno che potevamo vedere che andasse fortissimo. Invece si sta facendo vedere. Si sta facendo vedere in questa fase iniziale di campionato, dai, si sta facendo la sua porca figura. Intanto Poncioiello si porta a 4 decimi dal tempo di Harry di 33,6. Mentre andiamo a Toma Pampazzo primo che fa la sua prima apparizione questa sera. Toma Pampazzo primo, no, giro annullato purtroppo all'ultima curva. Che è Sì, ai successo? box giro annullato. Attenzione Quindi Riva, casco attenzione, giallo. perché Riva l'ultima anche un curva, sì. Vai, pilota. Oddio, vai. Riva. Sì, anche lui è un pilota abbastanza Infatti forte. vediamo, infatti 7 decimi si porta in quarta posizione, quindi già i primi 5 piloti sono già abbastanza vicini, 8 decimi che separano i 5 piloti, in attesa ovviamente degli altri 7, quindi si prospetta subito una qualifica di fuoco Sì, non vedo il con mio compagno di squadra, purtroppo. Questo è un problema. potrebbe essere un problema. Un Quindi ora allora, problema eccolo qua, grave. Gattosè dov'è che è? Infatti non lo trovo neanch'io.
Eccolo qua. Gattosè, pilota KTM 3-3A. Con attenzione anche i caschi rossi di Galbatim e Ponzuiello. Con Ponzuiello che sembra seguire Galbatim, che forse sa che Galbatim potrebbe essere. È un pilota veloce dopo queste prime tre gare. E quindi è meglio studiarselo fin da subito. Per me ha perso nel secondo settore. E invece no, no, sempre sono tutti caschi rossi, tutti caschi rossi, così come anche VR e Harry. Attenzione, si accendono subito i caschi rossi, si accende subito la qualifica. Quindi dopo Gattosè con tre caschi arancioni passiamo subito su Galbatim. Quindi vediamo un po', Ponzuiello sembra quasi addirittura recuperare dalla miniatura. Vediamo Gatto, infatti Galbatim perde qualche cosina, anche Harry due caschi rossi, quindi Gattosè, 7 decimi Gattosè. Quindi attenzione, perdono qualcosina, mentre VR invece tre caschi rossi. Attenzione anche alla Ducati Avintia. Quindi vediamo subito Galbatim come va a concludere. Conclude in a un decimo. Vediamo Ponzuiello, Ponzuiello. Ed è pole position di un decimo. Andiamo subito a vedere VR. Ed è attenzione 33-2. Mamma mia, giri di fuoco. Che tempi, mamma mia. Loll, anche lui si porta a un secondo di distacco. Mentre io stavo cercando Toma Pampazzo primo. Mamma mia, subito VR dopo la mancata qualifica ad Austin si porta in prima posizione. Quindi vediamo Marco Gaggi in ottava posizione a 1 secondo e 4. Toma Pampazzo a 2 secondi e 3. Vediamo il suo Flamingo invece, il suo compagno di squadra, che c'è un po' di traffico qua dietro, attenzione. Vediamo Flamingo anche, sì, che si sta migliorando. Ecco, Flamingo si porta in 1 secondo e 7, seguito da Riva a 8 decimi. Quindi attenzione a Marco Perez, veramente tantissimi giri tutti in questo momento. Mamma devo mia. Dire che sto guardando la Petronas di Panciogliello e devo vedere che l'ha ben settata. Ha fatto un buon assetto, molto bravo. Marco Perez invece è un po' più ritardato. Mamma mia, ha tardato a 3 secondi. Scusami Marco Perez per questo brutto termine. Gatto Jose, due caschi gatto, arancioni, forse. Vediamo come fa il terzo settore. Ah, no. Giro annullato purtroppo, è andato leggermente lungo. Quindi ora breve recap dopo questo momento di fuoco, di giri su giri dei piloti. Adesso si trovano tutti quanti un po' ai box o si stanno rilanciando. Quindi allora, VR in 33-2 è attualmente in pole position, che sembra già essere un ottimo tempo pronosticato da te. Però sì, attenzione perché Ponzuiello e Harry ancora si stanno migliorando. Che andassero a fare dei tempi del genere. Mamma mia. Qua l'inquadratura mi fa quasi un po' paura ogni volta che si muove. Quindi attenzione a Ponzuiello con mi pare che, vedo la gara, vedo la gara, vedo la gara. Quindi allora Harry si fa annullare il giro, quindi torna ai box. Vediamo Ponzuiello, vediamo Ponzuiello. Due decimi, a corsa di un decimo. Rimane comunque lì. VR46 primo, in 1.33.2. Quindi allora andiamo su LOL. Leo, scusate, sì, perché mi viene spontaneo chiamarlo LOL, ma gli è stato richiesto di essere chiamato Leo. Ah, giù Galbatim purtroppo. Esteso, gli ho ripreso bene la caduta così se la può riguardare. Vediamo adesso. Quindi vediamo un po' adesso. 23, LOL e Leo. Leo mettono i belli inquadratura TV. Vediamo. Mamma come mia. Conclude. Terzo settore, vediamo. Buono terzo settore. Quindi vediamo Leo qua per poi passare subito a Lucky Fab, unico pilota che deve ancora stampare un giro. Vediamo no, su chi è spostato, no, perché si è spostato, no. Quindi vediamo Leo, rimane lì. 9 decimi, sempre in sesta posizione. E anche Lucky Fab, quinto, no, che è successo? Ah, ok. Gran bel giro di Lucky Fab, io purtroppo comincio a vedere laggare, quindi sì. non buono. Lucky Fab, quinto a 8 decimi, R, primo settore, casco arancione. Io invece vado su Marco Gaggi che si trova con tre caschi arancioni, con l'Idemitsu di Toma Pampazzo primo lì davanti, mentre io non sento più gli audio, non sento più i motori, sono diventate tutte quante motori, sono diventate esattamente.
Attenzione caduta di Vediamo Marco Gaggi. Borregondo. Marco Gaggi si migliora, ma comunque rimane lì. Brutta cosa sta cosa. Ecco qua. Marco Perez si sente. Ok. Io non Quindi. sento Harry, Ecco, adesso non quindi si sente più. passo a un altro pilota. Ok, Non si sentono più gli audio, non si sentono più i motori. Perfetto. sì, è buggato MotoGP. Gatto Jose la lancia, ed era a Mentre. due. Oh mio Marco Dio. Perez, andiamo su Marco Perez, Sta che è a laggando il tre mondo. caschi arancioni. Vediamo, ultimo settore, ultima curva. Andiamo Marco Perez e scavalca Tom fa un Quindicesimo, pazzo primo. due secondi da VR. Mentre Harry, attenzione! Giro veloce in 33-2, Mamma mia, grande Harry, 17 1.33.2. millesimi. 17 millesimi davanti a VR. Quindi andiamo subito, subito Tom fa un pazzo primo che, mamma mia, si sente il suo motore scoppiare per un momento. Che, per poi ritornare una moto E. Vediamo Tom Pampazzo primo e subito riscavalca Marco Perez e si riporta Undicesima lui in undicesima posizione. posizione. Andiamo a vedere Leo che però purtroppo è caduto. Quindi momento un Siamo a po' di 3 minuti stallo. alla fine. Eh sì, 3 Marco minuti più Perez si fa recupero. annullare un giro all'ultima curva, ha sfiorato l'erba. Io andrei un attimo su VR che anche se è casco grigio è comunque lì perché o è grigio o è rosso. Infatti eccolo qua, rosso al secondo settore. Perché? 46 rosso al secondo 17, settore. 17 millesimi sono veramente veramente pochi. Andiamo a vedere guerre 46. Va leggermente largo, però comunque Leggermente riesce largo. a rimanere lì. E non sento gli audio, peccato. Flamingo, casco arancione al secondo settore. Andiamo Brutto da è. Flamingo. Si sente più il pubblico che le moto, incredibile. Esatto. Mentre VR segna tutti i colori, vediamo un po' come La conclude che l'ultimo faccia. settore. Vediamo VR, vediamo. Ah, giù VR, perdita l'anteriore. No, Mentre peccato. Lucky Fab, Flamingo. Ah Lucky no, Flamingo si è Fab. rilanciato. Vediamo quindi Lucky Fab che dovrebbe essere seguito da Gatto Hose. Lucky Più o Fab, meno, tre sì. settori arancioni. Vediamo se come lo fa l'ultimo. Deve recuperare ben 3 decimi se vuole Deve superare recuperare. Sì, sì, Galbatim. sì. Però comunque tutto è fattibile. Vediamo la Kefab, traiettoria molto interna, per poi raccordare al Buono, meglio ultime questa uscita ultime leggermente curve. sbacchetta sul posteriore, rimane lì Niente, infatti, nulla da niente. fare. Vediamo quindi Gatto Hose che si porta in quarta posizione a 5 Bravo decimi. gatto, il mio amico, Il tuo compagno di squadra, compagno di sì, squadra. esatto. Vediamo, ecco qua Marco Gaggi si sente la moto. Quindi allora andiamo un attimo sul Poncioiello che anche se sono tre caschi arancioni, tre caschi grigi, mai dire mai, ecco niente Io da vado su fare, Tom giro Pampazzo annullato. che è a un due settore, vediamo com'è il secondo settore. Vediamo Tom Pampazzo che davanti a Galbatim, che potrebbe essere veramente un ottimo riferimento. Buono, casco arancione. A me Ancora casco succede arancione. come se finissero la benzina. Esatto. Che Vero? sembra Come che abbiano finito prendo. la benzina. Esatto, prendo il pilota e però è come se finisse la benzina. Attenzione, caduta Strano, di infatti Tom Pazzo non si Pampazzo. sente, ma si sente il Ducati Pramac di Galbatim lì davanti. Quindi allora Esatto, Tom Lucky Fab Pazzo, tre caduto. caschi arancioni con anche Galbatim e casco arancione al T3, vediamo se riesce a riprendersi la quarta posizione di Gatto Vediamo Gatto. Hose. Vediamo Tom Pampazzo, vediamo Tom Pampazzo, mentre cade la Lucky No! Fab purtroppo, mentre anche Tom Peccato, ho sbagliato lì. Pampazzo va sull'erba e Galbatim si riporta in quarta Galbatim quarto. posizione. Gatto Jose, primo settore arancione. Andiamo da Gatto Jose. Ah, io vado un attimo su VR invece che è Sì. casco arancione al T3. Vediamo come avrà affrontare l'ultima curva dove prima ha perso l'anteriore. Dove qua l'anteriore, la spalla destra si surriscalda molto. Secondo Vediamo un po' settore e vado a fare arancione. 17 millesimi, veramente veramente poco da limare, Comunque quindi. voglio dire che Harry, se non sbaglio, ha fatto il suo record personale, se non sbaglio, come Questo statistica. non lo so purtroppo. Quindi allora andiamo un attimo su Gattose che ha tre caschi arancioni, quindi forse riuscirà a fare il salto di qualità. Vediamo anche Marco Perez con anche lui tre caschi Ah, arancioni. sbagliato, nulla. Attenzione, si trova a correggere un po' la Ho traiettoria. Però sbagliato. vediamo comunque se è Vediamo. buono o meno. E no, nulla da No, fare quinto, per lui. cinque decimi.
Vediamo un Peccato attimo perché ho Marco Perez. sbagliato. Attenzione, è finita la qualifica. Attenzione, è finita la qualifica. Esatto, Vediamo ho finito Marco la qualifica. Perez. Si migliora, si parte in undicesima Undicesimo. posizione a 2 secondi dalla vetta di Harry. Quindi 35 view per lui. Comunque, non male come giro. Forse ancora alti gli standard. Ma comunque, ognuno fa il meglio che può. Quindi attenzione, eccolo qua. Dopo molto tempo ritorna un casco rosso da parte di Harry. Quindi allora Harry, ragazzi, attenzione. va forte, spinge. Attenzione, allora vado un attimo su Galba Team, sul compagno di squadra che ha Vado due su caschi Harry. arancioni. Vediamo Galba Team, ricorda abbastanza bene Harry, secondo qua. settore, casco Mamma rosso. mia, due caschi rossi mentre cade Rio purtroppo, quindi qualifica finita per lui. Vediamo Galba Team con la carena leggermente Perfetta. graffiata. Attenzione a Galba Team, vediamo se Harry ci regalerà un 32. Harry sta andando bene, Vediamo un po', molto vediamo un molto po'. bene. Galba Team ancora tre caschi arancioni. Vediamo subito Va un l'ultima po' curva. largo. Mentre attenzione Harry, Harry ancora tre caschi rossi. Ha un gatto davanti, spero che Mamma gatto si mia. possa spostare. Vediamo Galba Team, Galba Team rimane lì in quarta posizione, ha corso un Attenzione pochettino le Harry, fa distanze. l'ultima cura Attenzione ad Harry, perfetta. attenzione ad Harry. Con anche Lucky Harry fa un Fab bel che si tempo, sta secondo me. Fa un migliorando. bel Vediamo tempo Galba Harry. Harry. No, perde Ha tutto sbagliato. purtroppo, perde tutto. Peccato. E quindi allora in attesa che il nostro direttore di gara riesce a provare i risultati, eccoli qua. Quindi pole position di Harry a seguire VR proprio di 17 millesimi, chiude la prima fila, Poncigliello in quarta posizione, invece i suoi compagni di squadra, Garbatini, poi Gattosè, Lucky Fab, Riva, Lolla, Mbgaggi, Flamingo, Marco Verde, Tom Pazzo Primo, perché il Devo dire direttore che non mi dà il tempo di fare il recap. devo dire che hanno fatto dei tempi velocissimi. Attenzione, per un'altra volta ho temuto l'asfalto bagnato, però invece questa volta rimane nuvoloso. Quasi, quasi. Quindi vediamo un po'. Adesso 2 minuti che i piloti mettono pronto. Intanto noi facciamo i nostri pronostici questa sera da soli, purtroppo, perché non c'è la live. Esattamente. Quindi dai, su chi fa il tuo pronostico? Allora dico no, Harry terza posizione. Ah, quindi parti dal più da gradino più basso del podio, ok. Sì, seconda posizione Galba Team, primo Pancioiello. Ah, attenzione, quindi Poncigliello seguito delle due Pramac. Esatto. Allora, Esatto. potrei essere d'accordo sui piloti, però forse inverto l'ordine, perché VR ha sempre qualche problema in gara, quindi non mi sento ancora di metterlo a podio. Vero, Però comunque anche bisogna tenere d'occhio Lucky Fab, che è Harry sempre. io lo metto a podio, però Harry ha quel problema tecnico in gara che va molto forte, però si agita e si stende. Quindi io lo metto terzo. Ok. Quindi E allora poi invece quarto, faccio una faccio. top 5, quarto No. gatto lo metto un po' anche perché lo spero, così porta un po' di punti a sì. casa. E quinto VR, dai, quinto ci metto VR. Ok. Potrei essere quasi d'accordo che la va a vincere Poncio e secondo però metto Harry. Con Sì. terzo Lucky Fab. Lucky Fab. Sì, terzo Lucky Fab, perché secondo me è un pilota da non sottovalutare. Poi anche Flamingo, abbiamo visto che è un pilota anche lui da non sottovalutare. Che Sì, purtroppo esatto, questa Flamingo. sera Pirelli non c'è, È quindi si vero, ritrova a correre da solo. Pirelli. Doveva correre, però a quanto pare ha avuto anche lui un problema come Air Diego, no, come, sì, come Air Diego e Luca Lunetta, che hanno dovuto dare forfè all'ultimo, ai manager costretti a prendere il terzo pilota. Quindi, adesso. Intanto io vado a dare un po' di incoraggiamento nel gruppo al mio team. E invece non hai il tempo perché è iniziato il timer del Niente, è contrarovescia. iniziato. Via, si Quindi, parte. via il marcia con le bandiere, via questa M8 che non c'entra con il nostro sport. Quindi, Harry in pole position seguito da VR e Poncioiello. Quindi, vediamo un po'. Quindi, sui Io limitatori. vado su Harry. R2 manetta.
E andiamo. Partiti. Vediamo un po', Allora, Harry sembra. scatta bene, fa Eh una sì. partenza È partito veramente, veramente eccezionale. molto bene Harry. Subito crea un Eccezionalmente forte. grandissimo divario. Divario. Mentre qua dietro c'è un Caputo no, sportellate tra Gatto e Galba Caputo Team. Che no. va a coinvolgere Galba Team. Che viene coinvolto in un leggero largo. Attenzione anche là dietro alla. All'Idemitsu che è andata per l'erba. E invece, eccolo qua. Toma pazzo primo. Ancora una volta. Va, cade Arrivo purtroppo. seguito da QR a. Vediamo. Galba Team, attenzione! Arrivo Cosa terzo. succede? Fa cadere Riva. R Lì. primo, secondo con la scia QR, vediamo se prova la staccata. No, R stacca molto Mamma mia. forte, E molto forte, molto quindi freddo. attenzione all'interno, Forse Ponciogliello su Lucky l'ultima Fab. staccata. Quindi attenzione perché Galba Team è stato un pochettino ingrabugliato nel traffico, si trova in nona posizione. Quindi attenzione qua Lucky Fab che va quasi a pizzicare l'erba esterna, prende la traiettoria interna, però Ponciogliello è veramente molto molto R si lontano. muove un po' il davanti. Attenzione, si fa vedere VR46, una toccatina, Panciugliello terzo. R molto forte fa. Aglia, l'ho tirata, ha Attenzione sbagliato qua la dietro, punta. ma qua ho cosa, tutti quanti un pochettino vanno a tagliare qua, tra cui Sì, sì, Ponciogliello e sì, sì. VR. Andiamo su VR che vediamo quanto ha di distacco. Attenzione al leggero largo di VR. R chiude in. Ah, il primo giro non ce lo fanno vedere Non purtroppo. ce la fa vedere il primo giro. No. Quindi vediamo il primo giro lanciato. Attenzione, Laggata! laggata di Laggata di VR, laggata VR! di VR, Mamma mia! attenzione. Fortunatamente non ci sono conseguenze. Quindi attenzione QR! Rischio, rischio LOL anche. per il QR! Andiamo su Mentre Panciugliello Flamingo terzo, supera mamma Marco mia! Gaggi, però Marco Gaggi non ci sta, si fa rivedere qua all'interno per questo lungo rettilineo, mentre cade LOL, Leo purtroppo. No, caduta, E peccato. quindi ne approfittano dietro per recuperare o superarlo Vediamo addirittura. Panciugliello come fa la staccata. Attenzione Flamingo Oh, all'interno su QR Marco si avvicina Gaggi. Mamma molto. mia. Marco Gaggi prova a resistere esterno, però nulla da fare per lui. Harry ha preso un po' di distacco da Eh sì, però VR. comunque VR è lì, seguiti anche, entrambi da Sì. Ponciogliello. Ah, Ah, caduta di VR! GVR Ha che vinto. va a pizzicare il sassicciotto interno. E quindi che purtroppo è caduto Esatto. di VR. Stava per fare st la Peccato. stessa cosa Lucky Fab, però fortunatamente è rimasto in piedi. Quindi VR si trova Peccato. dietro a Galba Team in settima posizione. Chiamate entrambi a fare una gara di rimonta. Esatto, devo dire qua fortunato Harry perché c'aveva Gwen bello cattivo dietro. Eh sì, però attenzione a Flamingo e Marco Gaggi che non si sono ancora arresi. Questa bagarre rimane accesa. Attenzione a Marco Gaggi che si fa vedere all'interno. Ma giù Galba Galba Team Team ancora. purtroppo. Giù Galba Team, attenzione. Quindi purtroppo ancora tutto da rifare per Galba Team. Che sembra. No, no, nulla, no, no, niente. Che si subito rimane dietro a Gattose. Mentre allora Harry sembra guadagnare qualche cosina, ha un secondo di vantaggio Harry, su sì. Ponciogliello, giro veloce infatti Esatto. in 34,4. Quindi attenzione Harry che va Harry quasi sull'erba. Vediamo invece fa ancora. veramente forte. Sì, sta spingendo, vuole subito creare il divario. Vediamo Mamma, su. no, non so se sto laggando, se sta laggando a me o se Harry pinta veramente così forte quasi da cadere. Più probabile Harry. Adesso io non l'ho visto purtroppo perché stavo Intanto prende un cercando bel la distacco. bagarre tra Galba Team e Gattoso per la settima Largo, posizione. Harry, largo, un po' largo. Attenzione a Galba Team che si fa vedere all'interno, però Gattoso chiude la traiettoria. Quindi Galba Team prova una traiettoria più esterna per avere migliore uscita. Infatti è così, c'è cioè il contatto tra i due, però sorpasso veramente molto pulito in uscita curva di Galba Team. Veramente Galba Team sorpassi sempre ben studiati e si porta in settima posizione dietro a VR. Gaggi è in recupero su Flamingo, lo sta Infatti recuperando molto. Gaggi e Flamingo non si stanno dando tregua, veramente. Quindi abbiamo. Oh, VR46 ancora Ah, giù Gwen. ancora purtroppo VR. Quindi Galba Team e Peccato. Gattose ne approfittano, così come Marco Perez, Abbiamo suo compagno di squadra. Pramac in prima posizione. Seconda posizione Petronas. Terza posizione Honda.
Idemitsu, Idemitsu. Ah no, Castro e Idemitsu. Esatto. Quinta posizione Petronas. Beh, diciamo che dai, dai. Prendono, diciamo prendono dei bei punti da Petronas. Eh sì, c'è anche Pramac in prima e sesta posizione, quindi bisogna vedere questi due team che sembrano darsi battaglia in questo campionato, sembrano essere loro i team favoriti. Però mai dire mai, ancora il campionato lungo, siamo solamente alla quarta gara su 20. Esatto, può succedere di tutto. Allora, Galba Team è a 4 secondi da Marco Gaggi, quindi avrà un po'... no, 5 secondi su Marco Gaggi, quindi avrà il suo da farsi, seguito da Gattose. Ha ridotto un po' il suo gap, è a 6 decimi. Quindi attenzione a VR. VR anche lui sta provando a recuperare il suo compagno di squadra, forse vediamo se ci sarà gli ordini di scuderia. Non sembra, perché Marco Perez chiude la traiettoria, fa cadere i suoi compagni di squadra, quindi attenzione, giù entrambi gli Avintia, mamma mia, catastrofe Avintia. Marco Perez non deve aver visto il suo compagno di squadra, quindi chiudendo la porta se lo ritrova davanti, e quindi purtroppo la caduta è imminente qua, con Marco Gaggi che si riporta sotto a Flamingo. Ancora una volta battaglia per la quarta posizione. Harry 33.9, 1.33.9. Ancora io devo vedere il tempo. Vediamo, attenzione a Marco Gaggi. Marco Gaggi è lì. Marco Gaggi ci prova all'esterno, però è veramente quasi impossibile fare un attacco all'esterno in curva 1, però ci sta provando comunque. Ci sta provando comunque, esatto. Però la traiettoria interna è comunque la migliore. Però attenzione, magari ha più slancio qua, infatti prende la traiettoria interna e si butta all'interno. Grandissimo manovra di Marco Gaggi. Prova all'interno, Marco Gaggi rialza, c'è il contatto tra i due, però Marco Gaggi si impone e con questa fantastica manovra si porta in quarta posizione. Attenzione a Flamingo, attenzione a Flamingo con la scia, attenzione è lì. Però a Flamingo che ha la gomma dietro che è arancione. Anche Marco Gaggi c'è la verdina. Parte molto indietro, Flamingo sta più stretto, gli parte molto dietro, non riesce a fare le traiettorie che vuole lui. Perde un po' di gatto. E quindi esattamente sempre primo Pancioiello ha preso infatti ha perso qualche cosino. Sì. Pancioiello ha preso di stacco, è un secondo tre. Mentre qua dietro c'è un po' di bagarre tra Leo e VR. Poi anche invece battaglia tra i due spagnoli, Marco Perez e Tom Pazzo Primo. Quindi vediamo un po' qua dietro cosa succede. Siamo più o meno già a metà gara. Quindi vediamo un po'. Gioiello va larghissimo. Ah, GVR purtroppo ancora una volta. Mamma mia. Peccato, l'hai detto però che sì, ha dei problemi in gara, a volte forza troppo le staccate, poi anche ha dei problemi di connessione, a volte si vede che lagga. E quindi veramente un gran peccato, dovrebbe risolvere questo problema, perché è un pilota molto veloce. Mentre attenzione alla battaglia qua per la decima posizione tra Tomo Pampazzo Primo e Marco Perez, con Marco Perez che si butta all'interno e attenzione veramente lo spinge quasi sull'erba Marco Perez, aggressivissimo. Adesso Marco che è in prima, cioè prima posizione. Mentre cade Leo purtroppo sull'erba, cade Leo sull'erba e Marco Perez lo stava per seguire, ma riesce in qualche modo a tenerlo in piedi. Pampazzo ha passato Marco Perez. Marco Perez passando sull'erba perde molto tempo. Con la saponetta rosa. Stiloso. Attenzione, giù Marco Gaggi! Giù Marco Gaggi VR. Però improbabile ritiro o crash, mi pare più crash, spero. Sì. Se è. Anche se è crash deve dimostrare la sua visuale. Quindi vediamo un po' adesso Lucky Fab, comunque l'avevo detto, in terza posizione ci sta azzeccando il podio, ma Lucky Fab. Mentre quindi Gabba Team si porta, attenzione, Gabba Team si porta in quinta posizione, ecco, l'ho detto. Lucky Fab. No, l'hai tirata. Lucky Fab giù, probabilmente prende l'erba in uscita, in ingresso del rettilineo. Quindi ricapitolando, primo Harry, secondo Pancio, terzo Flamingo, quarto Galba Team. Dai, Galba Team è una buona rimonta. Sesto Gatto, vai, abbastanza bene. Riva,
ma pazzo, Marco Perez e LOL. Avvertimenti, non ho visto perché questi avvertimenti. Sì, probabilmente per i limiti della pista. Ah, ok. Sì, Ah, non solo per quel ad game. Harry, sì, diciamo sono avvertimenti che comunque Oh, quando era portano Marco Perez, a... Ah, quando era Gianmarco Marco Perez. Perez. Sono avvertimenti che comunque portano penalità di tempo a fine gara, ma che non viene aggiunta nell'immediato perché i piloti Ho hanno capito. tempo di mostrare la loro visuale in caso di avvertimento mal assegnato, però comunque il direttore ha la sua visuale, quindi sa il fatto suo. Quindi vediamo un po'. Giunta un po' al primo purtroppo. Ancora giù. Però attenzione, attenzione per la terza posizione. Galba Team su Flamingo. Attenzione, il team Pramac Andiamo vuole Flamingo in ancora una terza volta riconfermarsi. posizione. Attenzione Galba Team. Galba Team gli sta prendendo a caso. Attenzione Galba Team, qua in questa chicane. Domani vedremo i giri illustrativi forniti da Galba Piero Team. Ricciuti. Ci Vediamo, spiegheranno i vediamo, segreti di vediamo. questo Vediamo se la porta circuito. fuori. Attenzione a Galba Team che ci Eccola, prova stacca qua all'esterno, all'esterno. all'esterno. Dove vuoi? No, stacca No, troppo tardi, quell'altro, stacca l'altro. troppo tardi. Mentre giro veloce di Ponciello in 33 e 8. 38, ragazzi. Che tempo. Mamma mia, va a pizzicare il In verde gara un gran tempo. dello scalo dell'acqua, dello scolo dell'acqua. Oh! Ah no! Tamponamento tra Flamingo e Galba Team. Allora, devo dire che da Traiettorie una diverse. parte. Devo dire che da una No. parte va bene così perché sennò ci sarebbe stato un litigio che non porta bene. No, qua invece è un normale contatto di gara perché insomma erano traiettorie diverse, probabilmente Galba Team tentava la traiettoria esterna in cui puoi prendere molta più velocità all'interno all'ingresso curva in cui si è ritrovato la moto di Flamingo che purtroppo gli ha fatto la tappa e ha avuto la peggio. Quindi Flamingo rimane in terza posizione, però questa volta insediato Pezzo da Marco Gaggi, quindi rimane lì ma cambia il pilota. Pancioiello ha ridotto un po' il gap È da lì a un secondo, 1,2 eh. da 9 decimi È adesso. lì a un secondo, attenzione. Mamma mia, prende il sassicciotto. Stavo per fare il volo. Perso Pancio. Lì, attenzione, Marco Gaggi passa sul verde interno. Però rimane dietro. Harry comunque è una macchina da guerra. Eh sì, veramente pochi errori, però anche Ponciello si sta riportando sotto, Sì, Pancioiello sta però rimaniamo qua tirando. sulla bagarre che sembra formarci quasi un quintetto con Flamingo che fa un po' da tappo, che riesce a... che fa sì che Marco Gaggi si riporti sotto, così come Gattolose, Lucky Fab e Galba Team che sono tutti piloti molto veloci. Quindi attenzione a Marco Gaggi che ci prova all'esterno, così come ha fatto Lancia prima. all'esterno. Vediamo, sfrutta la prende maggiormente, prende larga l'ingresso per avere migliore uscita. Vediamo qua con la scia, cioè è già appaiato praticamente all'inizio del rettilineo. Zigzaga un pochettino. Vediamo Marco Gaggi. Staccatone di Marco Gaggi. E quindi si prende la terza posizione. Staccatore. Grandissimo sorpasso di Marco Gaggi. Veramente Marco Gaggi, autore di grandissimi sorpassi. Io Quindi sto veramente, guardando dietro mamma mia. dalla camera Però di non ci là, sta, sto guardando non ci la sta. Mentre attenzione, bagarre. per sbaglio, sono andato un attimo sull'inquadratura di Ponciello ed si è portato Attenzione, sotto. attenzione! Si è riportato sotto, Si è attenzione. riportato sotto, attenzione, io seguo quest'altra bagarre che adesso diventa una bagarre a tre, perché si danno fastidio i due davanti, quindi Gap riesce Ma a sì. ridurre il gap. Attenzione, io vado qua davanti, te fai un po' Sì. di controllo di dietro. Quindi vediamo Controllo qua, un po'. Ponciello. Ah, è lì, però Ponciello c'è da dire che è la penalità data dal gioco, mentre Harry non ne ha nessuna fino ad adesso. Ah, attenzione a Ponciello che ci fa veramente insidioso. Staccatone di gatto, si toccano quasi. Oh, Sembra mamma quello mia, foto con sono tutti Flamingo. appaiati, sono tutti appaiati. Vediamo qua, Ponciello, che Gaggi attenzione, prende un po' Harry, di leggero ritardo. largo di Harry. Leggero largo di Harry, quindi Poncio magari sfrutta almeno l'uscita. Vediamo qua, confronto motori tra Ducati Pramac e Yamaha Petronas. Vediamo con Sono la intaccati scia, dietro, Ponciello attenzione, ci prova. l'acqua esterno.
Ponzogliello ci prova, però non lo fa, lei ristacca veramente, veramente fortissimo, quindi Ponzogliello. Fab, si sono ricompattati quasi tutti, stanno facendo un viaggio, Flamingo, Gatto, Lucky Fab e Gualba, impressionante. Attenzione, ci aspettano questi ultimi giri di fuoco. Vediamo Ponzogliello. Attaccatore, Lucky Oh, Fab, terra Lucky mamma Fab, mia, terra no, Lucky giù Fab. Lucky Fab, Gatto purtroppo. Jose passa in quarta posizione, supera Flamingo al E tornantino. quindi il prossimo è Galba Team che dovrebbe superare Flamingo, perché Flamingo sembra in difficoltà. Ma rimaniamo qua davanti con Ponzogliello che prova a insidiare Harry, ma Harry ha veramente Marco, i nervi attenzione, d'acciaio. attenzione, Giù Marco Perez, purtroppo. gatto, larghissimo. Lancia Oh. Flamingo che non ha più gomma dietro, deve Eh giocare sì, sulla linea gomma invisibile. bruciata di Flamingo. Non può neanche tirare. Gomma bruciata di Flamingo. E quindi allora Probabilmente sbaglia attenzione tutto. a Marco Gaggi che sta provando a prendere il largo. Veramente un Sì, pilota sì, sì, inaspettato. Pilota inaspettato che ci porta in terza sì. posizione. Mentre Marco Marco Perez esce. Perez, purtroppo, avvertimento arriva. Il direttore saprà il fatto suo. Adesso non lo sentiamo qua in parte perché Abbiamo ha dei problemi in Gualba e casa. Gatto adesso in posizione. Quindi allora attenzione perché Harry non si è fatto insidiare da Ponzogliello. Ponzogliello si è riportato sotto, ma sembra perdere ancora, sembra perdere terreno. Quindi rimaniamo qua, riportiamoci qui dietro con Galba Team che deve assolutamente. Flamingo Eh sì. dietro a Flamingo a Galba Team Galba Team dietro. deve assolutamente superare Flamingo perché Flamingo è in difficoltà. Ancora una volta tamponamento tra i due. Galba Team, mamma mia, in Gualba. uscita curva, infatti, ecco qua. Buon tagliando, Dimostra buon tagliando. subito che Flamingo non ha più trazione. Sì, Flamingo purtroppo deve, è l'unica cosa che deve fare. Però ci prova ancora, ci prova ancora. Anche se al posteriore è andato, l'anteriore è ancora buono. Quindi attenzione all'esterno, Galba Team ci prova a resistere, però si muove molto la moto. Quindi vediamo, Gabbatino deve fare l'incrocio in uscita come ha fatto vedere prima ad Austin su Ponzogliello. Attenzione, Flamingo lo spinge sull'erba, però qui in trazione Flamingo c'è poco da fare. Secondo me è meglio se non prende più rischi e si accontenta della sesta Attenzione. posizione. Però comunque pilota non sono io, quindi vediamo un po' cosa farà Flamingo. Quindi vediamo un po'. Giù la chi fa, ma ancora una volta purtroppo, quindi dopo una grandissima gara rovinata per queste due cadute. Avvertimento a Galba Timba. Attenzione. Comunque c'è un gatto chiuso che Eh sì, sta riportando gatto. Eh sì. una Si sta riportando decima. sotto, si sta riportando sotto a Marco Gaggi, attenzione. Quindi vediamo subito. Gaggi, gomma dietro, abbastanza finita. Eh sì, diciamo che Marco Gaggi anche lui ha la gomma posteriore leggermente surriscaldata rispetto a Gattose. Flamingo veramente molto molto messo male purtroppo. Che forse verrà insidiato anche da Riva, però lo scopriremo a breve. Manca poco più di un giro e mezzo alla fine della gara, con Harry che ancora si trova insidiato da Ponzogliello, ma che comunque è lì davanti, non molla. Gatto, mamma mia, si alza il dietro con questa staccata. Quindi attenzione, è giù Thomas Papazzo prima e giù anche Flamingo purtroppo. Azzarda la staccata e quindi viene insidiato da Riva. Quindi niente da fare per lui purtroppo. Gara rovinata per scelta sbagliata della gomma. Perché anche lui sta facendo un'ottima ottima gara. Attenzione a Marco Gaggi che gli si scompone leggermente la moto, così come Gattose. Galba Team sta provando a recuperare. Vediamo subito Vediamo qua. un attimo. Oh, attenzione, si impenna la KTM Tech 3A. Però attenzione perché Galba Team sta dando tutto per tutto. Galba Team si sta riportando sotto. Attenzione per quest'ultimo giro di fuoco tra questi tre piloti per la lotta al podio, anche se sono leggermente distanti. Si Sta facendo sotto la macchina. sta facendo sotto, si sta facendo sotto. È lì. Non molla. Ultimo giro iniziato adesso per loro. Quindi vediamo subito. Prende la scia però è ancora abbastanza lontano. Vediamo se Galba Team prova a fare un sorpasso, come diceva il buon Guido Meda, straccio di licenza non è Straccio diritto. di licenza. Attenzione a Galba Team. Attenzione a Galba Team. È lì. Vediamo qua in uscita curva che avrà la meglio. Mamma mia. È costretto a rialzare un pochettino il gas per evitare di mandare la ruota sull'erba.
E quindi evitando così la caduta. Quindi grande lucidità di Galba Team. Però vediamo, adesso ci troviamo in curva 6, mi pare, o 5, non mi ricordo. Quindi vediamo un po' giù ancora una volta, purtroppo Tom Pazzo primo che si trova in ultima posizione. Quindi Galba Team sembra perdere metri. Mentre attenzione, attenzione, lungo! Lungo Gattose, Galba Team si fa vedere all'interno, però Gattose ha miglior uscita. Mentre stavo anche per dire che Poncioiello si stava per riportare sotto a Harry, che va via, ci ha provato, però nulla da fare. Quindi Harry vince anche, vince la gara di Termas. Però attenzione, attenzione, Galba Team si fa vedere all'interno. C'è il contatto tra i due, ci ha provato, però veramente sarebbe stato un sorpasso molto al limite. Giù ancora una volta purtroppo Lucky Fab. Quindi attenzione, passano sul traguardo Marco Gaggi in terza posizione, quarto Gattose, quinto Galba Team. Gara veramente bellissima da parte di questi piloti. Riva in sesta posizione, Flamingo purtroppo per una gomma sbagliata in settima posizione, così come sembra anche Leo. Anche lui sembra che la gomma dietro scelta sbagliata, probabilmente ha optato per una media, tratti in inganno dal meteo nuvoloso. Mentre anche Lucky Fab l'abbiamo visto tagliare un pochettino, però comunque nulla da Stanno fare. saltando la gara. Mamma mia, Hanno grandissima, fatto grandissima gara. dei bei sorpassi, dei bei recuperi. Vediamo adesso con le penalità come si conclude. Com'è la classifica finale? Quindi vediamo un po' adesso, ecco qua, mi sono arrivati. Vediamo la Perfetto, classifica. quindi Harry vince la gara di Termas, seguito da Poncioiello, poi in terza posizione Marco Gaggi, quindi ancora una volta le due Petronas, seconda e terza posizione, quarto Gattose, quinto Galba Team, veramente gara di rimonta anche per lui, poi sesto Riva, settimo Flamingo, ottavo LOL, Leo, nono Lucky Fab, in ultima posizione, ottavo Pazzo Primo. I crash, segnaliamo i crash di VR che aveva fatto una grandissima qualifica, purtroppo agitato nelle fasi iniziali, e anche di Però Marco ti devo Perez. dire che il miglior tempo è 35. È Quindi, stata una bella gara. Harry come al sì, grandissima solito gara. Harry fa vedere confermato. che va veramente forte.